pesi però, eh. Sono le 8:20, ho un'ora per raggiungere Milano Centrale, sono circa 15 km da casa mia, dove prenderò il treno direzione Bologna. Anzi, adesso smetto anche di fare video, mi concentro e pedalo. Pedalo veloce verso Milano Centrale, vamos! APS, ovviamente l'aereo su una ciclabile, mentre adesso quasi tutta la strada la farò lungo la comasina, che è questa strada brutta, bruttissima, però è la strada più veloce. Il bello è che da quando sono entrato a Milano, a Comasina, che è, diciamo, la periferia più a nord vicina a casa mia, sono sempre stato sulla città. Probabilmente ne basta uno, però io sono la persona più ansiosa del mondo e quindi ne ho messi due. E tra l'altro prendo anche il sellino che mi sono dato sugli occhiali, ma adesso non pensiamoci perché vado a fare il biglietto. Biglietto preso, adesso bisogna solo capire dov'è il mio treno. Niente bike sharing stavolta, mi faccio una bella passeggiatina in direzione della fiera. Sono qua perché mi ha invitato al proprio evento BRN, che è l'azienda che mi fornisce le borse da bikepacking. Stanno organizzando una fiera con altri brand del ciclismo e quindi mi hanno invitato. Tra l'altro nella mail mi hanno scritto "sei invitato come influencer". A me ha fatto un po' sorridere sta storia, però siamo qua insomma. Comunque al di là del bike sharing qua di bici ce ne sono davvero davvero tante. Bologna, prima impressione, non è vero, ci sono già stato, quindi non è la prima. Però ce la dai, basta sperare che a te la fiera è di là. Lo vedete quanto sono bassi questi gradini? Sono piccolissimi, però mi fa un male farli. È stata tosta ieri, eh? Comunque dovrei essere quasi arrivato alla fiera, che è lì. Ok, no, dovrei esserci proprio. Giornaliero, non da prestazione. Esatto, non segue niente di che. Più, diciamo, tecniche, e memory è dove segue di più. Magari così. Raga, sto loghino mi piace troppo. Bellissimo. Questa è la Ridley. Sapete perché sono bellissime le bici della KTM? Perché sono di colore arancione e nero. E poi è vero, sono bici fighe, super ultra professionali, quelle della bianca, la cosa più bella di tutto è il colore. Ma anche questa che è completamente nera, con il logo sempre acqua marina, verde acqua, non lo so. Stupenda. Grazie anche alla bottiglietta brandizzata BRN. Questo è molto figo perché se davanti c'è la luce così per illuminare la strada, qua dietro c'è la luce posteriore. Tra l'altro mi faceva vedere che rimuovendo questo piccolo tappo che vedete qua, si può usare sia come un power bank come si ricarica con la USB. Questo per quando viaggiate dovrebbe essere davvero davvero tutto. Sono arrivata a quella che è più ambita, più curiosa di tutte, che è la tappa. C'è anche da bere.
ancora brandizzato BRN. Almeno una fetta di torta paesana non sono riuscita. No, il mio tempo al BRN Day è finito, anche perché volevo approfittarne di questa splendida giornata che sono le 4 di pomeriggio, non fa né caldo né freddo, si sta da Dio in maglietta. Sono stato qua a febbraio e sono stato il giorno in cui ha fatto una nevicata epocale. Adesso che è una giornata decisamente divina, vado a farmi un giro, soprattutto a cercare qualcosa da mangiare. Sei in centro, cosa vai a mangiare? Io non mangio mai fuori. Ma neanche io, street food a vita, cioè se devo scegliere. No, sì, ma anche quando vengo in Couchsurfer. C'è un po' di venticello. Verrà piove. Comunque sono scese due gocce di pioggia, tirato un attimino un po' di vento, sì vabbè, il cielo non è proprio dei migliori, però c'è, cioè, la gente ha iniziato a correre e la piazza che era piena si è svuotata completamente. Che bello, sono da solo. La città ha un nuovo eroe. Appena capito a cosa servono veramente i portici. Ripararti alla pioggia. Piove e la città si riempie di businessman improvvisati. Come si ricorda adesso che non ho ancora mangiato? Sì, grazie. Ho dovuto aspettare un po', però. Che bella caldina. Adesso mi piazzo sotto il letto, e sono qua e ve la mappo. Alla scalinata del Pincio che conclude il parco delle, non mi ricordo, quindi lo scrivo qua. Mi sto dirigendo verso la stazione dove non prenderò il treno per tornare, ma mi incontrerò con il mio autista di BlaBlaCar. Comunque, se non mi vedete con gli occhiali è perché mi si è rotta una stanghetta e non ho ancora capito come, né ho ancora capito se riuscirò ad aggiustarla. In questo momento io non sto vedendo assolutamente niente, vedo delle le luci colorate. E fortuna che c'è Google Maps, perché se no mi sarei già perso. Penso che da Bologna per stasera è tutto e ci vediamo per la chiusa a Milano. Ciao. E rieccoci qua dove eravamo stamattina. BlaBlaCar è bello perché incontri sempre gente un po' particolare. Comunque, sono stanchissimo, fa freddissimo, peggio che a Bologna, e non sono ancora arrivato a casa. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Se sì, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e tutte le cose che vi lascio qua sotto in descrizione. Io direi che dalla stazione centrale, dal Pirellone illuminato, è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.